Il gatto persiano, splendido esemplare della razza felina, sembra creato per impreziosire con la sua superba bellezza i salotti delle nostre case. Possiamo considerare il gatto di razza persiana il gatto più conosciuto e amato da tutti gli italiani, quello più ricercato, più apprezzato e più desiderato. Ma sono ben altre le caratteristiche importanti di questo gatto, e sono soprattutto la morfologia, la struttura del corpo, che deve essere molto tozza e compatta, con le gambe molto corte. E soprattutto un'attenzione particolare alla testa del gatto di razza persiana. Deve essere una testa rotonda, con delle orecchie piccolissime. Le orecchie quasi quasi, se non si vedono, meglio è. Quando il gatto è in pieno pelo scompaiono le orecchie, si vede solamente una puntina. Il naso io dico sempre: ma dov'è il naso del gatto di razza persiana? Infatti non esiste, è diventato, a furia di essere selezionato, un piccolo punto in mezzo a due occhi. Già da piccolo il gatto persiano dimostra un carattere eccezionale, dimostra di sapersi far voler bene da chiunque lo avvicini. Dovete immaginare i cartoni animati di Walt Disney, cioè il comportamento dei personaggi di questi cartoni animati, cioè un comportamento piuttosto impacciato, un gattino che cerca di salire sul divano e casca, un gattino che fa la corsa e scivola sul pavimento e va a sbattere il muso contro il mobile, il gatto che cerca di prendere un gioco oppure qualsiasi cosa che si muove e fa fatica, non riesce. E questo non è altro che il gatto persiano quando è cucciolo. E questa sua, chiamiamola pseudo-inefficienza, quello che lo distingue dagli altri gatti, che invece un vero gatto, il gatto normale, è già da piccolo un abilissimo cacciatore, un abilissimo in tutto, soprattutto nei suoi movimenti, e questo proprio suo modo impacciato di comportarsi, che non fa altro che suscitare un senso di protezione, un desiderio di affetto verso questo cucciolo, che in 448 conquista il cuore di chiunque, ripeto, soprattutto delle femmine, delle donne, che amano in modo particolare questi animali. Divenuto grande, sì, è meno impacciato, però è sempre un gatto equilibrato, tranquillo, un gatto che non si lamenta di essere lasciato solo per lunghi periodi, soprattutto per un pomeriggio, anche addirittura per una giornata intera. Un gatto che si lascia mettere la sera a dormire nella cucina o in un locale per sé, e che la mattina aspetta il risveglio di tutta la famiglia per fare colazione insieme. Segue la proprietaria, la padrona, nei lavori domestici, si mette a giocare un po' col filo della lucidatrice o col piumino della polvere, a mezzogiorno mangia con la famiglia, pomeriggio dorme, e quando gli garba si mette anche a giocare con qualcosa che si muove o che il vento fa muovere, come una tenda o come una pianta, una foglia. La sera poi sta a vedere la televisione con i suoi proprietari o sta in braccio alla padrona che legge la rivista, sta vicino alla signorinella che si mette a lavorare di maglia, cerca ogni tanto qualche approccio con un gomitolo di lana e poi si rimette a dormire. Quindi come gatto è un gatto piuttosto tranquillo, un gatto che non fa diventare nevrotica la persona, che non è nevrotico lui, un gatto che non fa quasi mai sbuffare, non disturba e fa tantissima compagnia. Dolce, affettuoso, molto intelligente, il gatto persiano ama giocare e stare in compagnia. Sensibilissimo alle carezze, è un dormiglione, ma se lasciato in giardino riacquista tutte le caratteristiche della felinità. Meraviglioso compagno di vita nell'intimità domestica, il persiano richiede alcune semplici cure per la sua igiene quotidiana. Eccezionale compagno di vita per tutta la famiglia, il gatto persiano ha soprattutto bisogno di tanto amore ed affetto, che ricambierà con la sua giocosa, allegra e rilassante presenza. Simpatico e disponibile amico per i giochi dei più piccini, splendido e soffice batuffolo da salotto sempre pronto a farsi ammirare, il persiano rappresenta l'essenza più raffinata ed affascinante della felinità.